Appunto, il problema, mi sembra di aver capito, sia un po' quello della carenza di uomini un po' infortunati. Insomma, che partita hai in mente, sia a livello psicologico, che è un aspetto più importante, forse questa domenica, e anche a livello tattico, per quello che può dire, ecco, diciamo. Ma al momento io devo ancora fare la conta e Ah, quindi sono quindi tanti infortunati. al momento io non posso dire chi gioca, chi non gioca, io sto andando ancora a lavorare per vedere chi c'è. Ma penso che non lo posso fare oggi, non lo posso fare neanche domani, posso farlo domenica mattina quando io devo valutare le Addirittura. condizioni di due, tre situazioni e quindi certamente a oggi. Certamente vado a riconoscere che già due giocatori in meno rispetto a domenica scorsa ci sono, se non tre. E Va bene. sono? E sono, come si chiama? Milone è uno e Capuano, quindi Ah, questi Capuano è due ce qualificato, l'abbiamo. penso. Eno aveva 38 ieri sera di febbre e quindi è un punto interrogativo. E quindi già sono Potrebbe due essere o entrambi. tre che mancano rispetto a domenica scorsa. Questa è la realtà Forse dei recuperi fatti. Beretta, al limite. Sì, Forse sicuramente recupero Beretta, recupererebbe. ma in che condizione? Quindi dopo una settimana che sta fermo e non solo, ha avuto insomma una caviglia gonfissima e tutto, però ieri ha fatto 20 minuti, però vabbè, è già un vantaggio Ma non è un problema almeno. più di E così. soprattutto quello che fa in questo momento non ti fa dormire sonni tranquilli, direi, la situazione difensiva, La situazione perché difensiva è così, o ci inventiamo uno che gli diciamo, senti, tu hai giocato sempre in attacco, domani giocami dietro, perché voglio dire, i centrali non è che si inventano, ieri hai o provato gioco. Scantamburlo, l'hai provato più volte, lui Ma potrebbe essere uno. Scanta l'ha sempre Anche fatto, perché insomma. l'aveva fatto, se non sbaglio, no? In L'ha fatto passato. con me a Venezia, però di necessità virtù, Certo. dobbiamo agire su questo, penso che tra Scanta e Cintoi che lo potrebbe fare è certamente meglio, migliore Scanta, ma non per altro, perché comunque è un ruolo determinante dove Un po' più di esperienza. l'esperienza e il senso tattico può influire, quindi sotto questo punto di vista, insomma, Scantamburlo ci dà delle garanzie, quindi A quel se, punto devi però trovare una soluzione a sinistra, perché non hai, poi a La quel punto è coperta è questa. il difensore di fascia, voglio dire. Dobbiamo trovarla, quindi dobbiamo trovare una soluzione. È indicativo il test di ieri per quanto riguarda la formazione, o ci sono tanti punti interrogativi? Può essere. Ieri abbiamo fatto un allenamento, non è indicativo affatto, perché quelle persone che hanno giocato, Potrebbero non so, infatti. alcune non ci sarà. Ferrarese. Ferrarese è disponibile, ora la condizione fisica è, non dico precaria, ma Pensa a un suo utilizzo, come si suol dire, part-time non lo so, almeno. vediamo un po', parlo un po' con lui, insomma, aspettiamo questa autorizzazione che arriverà oggi, domani al massimo, insomma, quindi sicuramente, insomma, poi valuto un po' con lui dove può arrivare. La scelta sta nel dire lo metto dall'inizio e arriva fino a un certo punto, o faccio iniziare un altro e lo metto quando gli altri sono in condizione meno Fresca, sì. di freschezza e quindi di lavoro, e quindi lui potrebbe emergere un po' di più. Abbiamo un giocatore che non gioca, già l'anno scorso non ha giocato tanto, ma non gioca con una squadra da maggio, sono Sono passati mesi. 6 mesi, insomma. Mister, è brutto dirlo, ma tutti ovviamente si aspettano di sbloccarsi domenica. Forse arriva una delle squadre, tra virgolette, meno forti. Però, ecco, secondo lei che approccio deve avere il... Domenica basta una vittoria, ci vuole, non so, come Ma non è più che domenica che altro, basta la ecco, vittoria. l'obiettivo, cioè, il senso della domanda di Marco, al di là della vittoria, che è evidente che è importante, come Anche vorresti l'approccio tornare, venire qui in psicologico. conferenza stampa domenica sera dicendo mi è piaciuto questo, cosa ti potrebbe piacere, cosa vorresti vedere, ecco, Se si diciamo. vince gli è piaciuto tutto, Sì, no, magari. chiaro, Io dico quello è una chiaro. cosa, che al di là di tutto c'è una frase emblematica di un notissimo allenatore che diceva la vittoria aiuta a vincere. Questa è la realtà dei Certo. fatti. Aiuta a vincere per tutte le situazioni che si verificano. Non staremmo neanche qui a parlare se avessimo fatto una vittoria e due pareggi e viceversa. Insomma, quindi si parlava di tutte le problematiche, anche degli infortuni, le avremmo rimediate. Oggi stiamo a contare tutto. Quindi sicuramente quello che mi preoccupa, non mi preoccupa, quello che vorrei oggi è che si vincesse. E quindi,
penso che affrontare questa squadra non è affrontare la prova del vedere, ma come ho detto precedentemente è affrontare il Real Madrid. Peraltro la prova del vedere non è che abbia proprio questi giocatoracci, diciamo, anzi, forse è una delle squadre che sta deludendo di più. Io in effetti è vero, perché insieme anche allo Spezia evidentemente. Perché la prova del vedere ha buoni giocatori, insomma Scienzi io l'ho avuto, Scapinio è un buon giocatore, hanno Colletto, Matteassi lo conosciamo, Citterio non ci sarà, però sì, insomma, non ci sarà. Ma se parliamo che non ci sarà Citterio, noi possiamo fare un'altra formazione, quindi voglio dire Citterio non ci sarà, è uno solamente, sì. Ci avranno un altro dietro come ha giocato domenica, quindi un altro. Noi dobbiamo recuperare altri chissà dove, quindi certamente insomma diciamo che loro non hanno Citterio, o teoricamente, perché può darsi pure che hanno Santi in paradiso che recuperino qualsiasi condizione precaria, e quindi per noi è una partita dove dobbiamo dimostrare effettivamente che al di là delle problematiche, sotto tutti i punti di vista, ci siamo. Il morale del gruppo in questo momento, cioè al di là delle... Dopo due settimane che sto qui, due e mezza, mi sono stancato di dire il morale del gruppo. No, perché no, magari... mi sono stancato perché il morale del gruppo non conta niente. Oggi come oggi, abbiamo perso 3 partite consecutive. Prima non è che avessero fatto benissimo, se stiamo a pensare al morale, qui quando arriviamo? Non arriviamo mai. Allora, no, un po' magari, non è detta che poi dalle sconfitte non si formi magari una consapevolezza diversa. Il carattere, del gruppo, è quello da dimostrare. Se io dico che domenica giochiamo con il Real Madrid, non dico che giochiamo con il Real Madrid perché deve essere un incentivo la partita amichevole con Real Madrid, no, perché per noi abbiamo la migliore squadra del momento e quindi il carattere è quello di affrontarla come Dio comanda. Grazie. Grazie. Perfetto.